Belli miei, bentornati. Oggi non siamo su Clash Royale, ma trattiamo Clash Royale. Siamo sul canale di Mugi, il campione mondiale di Clash Royale, perché mi avete consigliato un video fuori di testa. Il video più visto del canale di Mugi, che ha superato anche 100.000 iscritti, lo trovate in descrizione, passateci, lasciate un'iscrizione e caricate i video fuori di testa. 1.9 Og Rider Cycle. Sul mio canale ho portato il 2.0, ma non siamo mai scesi sotto. A inizio di questo video vi chiedo 19.000 like se volete che Grax provi questo deck. Credo in sfida perché è pieno di spiritelli. Ora l'andiamo a vedere, lo vedete qua in anticipo. 19.000 like, lo porto, lo gioco e vediamo come worka con le mani di Grax, che non sono le mani di un pro player. Iscrivetevi per non perdere la feed, attivate la campanella e codice Grax. Il video più visto ha 500.000 visual, lo andiamo a vedere. Questo è il deck domatore, cerbottaniere, cannone, tetra spiritello e scheletrini. E lui ci va a giocare la sfida grandiosa. Andiamo a vedere, parliamo del player più forte al mondo. Spiritello Fire. Ovviamente ragazzi non lo posso giocare ladder. Per quale motivo? Perché non ho gli spiritelli maxati. Non posso andare a spendere 100.000 per maxare gli spiritelli, soprattutto quelli che non utilizzo, giusto per farli arrivare a torre. Perché se li porti al 13 non arrivano a torre, non c'hanno proprio senso di esistere, perché l'avversario non li difende. Magari in sfida si potrebbe anche fare. Io oggi voglio reagire a questa situazione che è no sense. Cioè io voglio capire come difende, lui come può difendere con quattro spiritelli e un cerbottaniere e un cannone, com'è possibile? Deve far girare tutto. 1.9 e non è il deck più veloce col domatore in assoluto. E tra l'altro attenzione, è di qualche mese fa ma già c'era il bilanciamento dello spiritello Fire, eh? Quindi il barile arriva a torre. Stavo dicendo, non è il deck quello più veloce perché si può scendere ulteriormente, però più scendi più il deck è no sense totale. Questo funziona, cioè lui ci vince le partite nella sfida grandiosa contro player di tutto rispetto. Ne ha skippate pure 5 iniziali perché sono quelle un po' più facili. Dart Goblin contro Gigante Royale, lui lo deve difendere con il cannone, cerbottaniere e spiritelli. Il domatore sempre sulla lane opposta, il mago l'ha messo male l'avversario. Cannone, Electro Spirit va a zappare. Lo riesce a... comunque il cerbottaniere fa una mare di danni, ragazzi. Mamma mia. Scheletrini per difendere. E lui deve per forza fermare il barile con doppio spiritello. Perché non ha neanche il log. Non c'ha niente. Non c'ha la fireball. Ma è sbilanciatissimo. Ma come fa? Domatore zap. È vero che cicli come se non ci fosse un domani, però... come difendi? Cerbottaniere... scheletrini, spiritello ghiaccio, credo. Vai cerbi, vai cerbi. Ah no, cura. Ci ha messo la cura perché magari con gli altri fa più danno e sono più efficienti. Quello della cura non è che... ma quello era un predict? Ma quello era un predict? Comunque le carte sono di livello 9 perché il video è prima dell'aggiornamento. Ecco, non so magari se adesso con i campioni cambia la situazione. Zappa tutto il barile. Dai, ma non può vincere, ma è impossibile. Difende spiritello destra, spiritello sinistra. Pazzesco. Ha preso la torre. Cerbottaniere. Io lo voglio provare. Raga, vi prego, lasciate un like. Lo spiritello zappa, ma quanti danni ha connesso? Lo voglio provare, ragazzi, mi dovete lasciare un like. Non vi chiedo mai richieste like particolari. Per stavolta 19.000 ne vale la pena, perché sotto le feste testiamo sto deck. Sotto le feste testeremo questo deck, addirittura doppia corona. Ma non ha senso sta cosa. Torna indietro. Sfida grandiosa, 6-1 nel chilling Red Bull. Vediamo il prossimo match. Ce ne vediamo magari 3 o 4. Mo valutiamo in base alla spettacolarità di questo gameplay. Di nuovo scheletrini. E quindi ringrazia probabilmente lo spiritello zap che connette tutto. Li pulisce. Io non ho parole. Cioè tipo in questo caso lui spreca lo spiritello. Altro lock bait. Quindi guarda come parte subito. Domatrice cerbottaniere, principessa specchiata. E vedi i danni su torre.
non sottovalutate il cerbottaniere che vi appezza la vita. Cannone che serve per fermare la principessa all'11. Di nuovo Bariletto. Riesce a fare il trick. Scoppio con lo spiritello Fire. Che non lo so perché ancora non l'ho visto fare. Ditemi nei commenti se funziona ancora con il bilanciamento del nuovo spiritello. Il trick di spiritello e scheletrini. In questo deck, essendo molto veloce, è fattibile. Con il 2.6 che devi magari sprecare moschettiere, golem del ghiaccio, è un po' più difficile azzeccare il momento giusto per scoppiare totalmente il barile. Domero viene curato. Spiritello elettrico connette tutto e quelli li salutiamo. Di là c'è sta la princess, può andare a mettere un high spirit, può mettere il cerbottaniere. Però come difenderla? Doppio spiritello su princess? Ragazzi, il cerbottaniere, ma è più forte del moschettiere. È loggabile il... Oh! Push con triplo spiritello. Mi sento male. Ma che ha fatto? Ma l'avete visto? Ci aveva la cura. Quello zap, non mi ricordo il terzo, mi sa quello ghiaccio. Incredibile. Ha fatto la torre. Ma come fa? Lo devo provare. Provatela anche voi. Spiritello elettrico. Tanti saluti a tutto. Doppio barile. Ma clamoroso. No, tre corone con sto deck, mi dissocio. Mi dissocio. Cioè, ha fatto 3-0. Si è dissociato addirittura l'Elgato, ragazzi. Si è dissociato l'Elgato con Tetra Spiritello. Sono totalmente senza parole. E non potete capire quanti di voi me l'hanno detto. Guarda, Grax, che c'è un deck 1.9 che funziona. Probabilmente perché avevano già visto sto video qua. Io me l'ero perso. Assurdo. Arriva il Goblin. Vabbè, questo è abbastanza facile da difendere. Cioè, se tipo questo è un deck gigante elettrico, la butto là. Mo non lo so se è gigante elettrico, eh. Come fai a difenderlo? Primo spiritello. Secondo spiritello. Domatore viene curato e fa un danno solo. Cerbottaniere che... Ah no, minatore. Miner Cycle. Ok, diciamo che magari col Miner in questo caso gli va meglio, perché è molto veloce come deck, può girare spiritelli su scheletrini, spiritelli, quindi difende. Domatore, triplo spiritello. Quanti ce n'ha? Quanti ne ha messi? 3. 1, 2, 3, guarda come jumpano. Dio, quello zappa, quello va a fuoco. Cerbottaniere che locca la torre, no? Che va sulla Flame Machine. Ma è troppo bello. Sono totally in love, velocissimo. Può già mettere un altro domatore, ciclando magari spiritello e scheletrini. Eccolo, uno. Draghetti, allora ci va soft. Aspetta che arrivano. Dart Goblin. Buone le frecce. Questo è un malus. Non è che il Dart Goblin può averci la salute del moschettiere, sarebbe stato troppo OP. Difende tutto, spiritello, doppio spiritello, triplo spiritello. Quattro spiritelli! Tutti alla carica, cure, danni! 8 di push, c'è tutti gli effetti del gioco. Stun, cure, danni, zap, incredibile. Occhio perché li so danni, buono lo zappino. Ma è troppo figo. Domatore. Pure gli scheletrini, chi più ne ha più ne metta, vai. Domatore che fa un danno, spero di sì. E l'ha fatto. Non gli dai il tempo di mettere il miner per quanto è veloce. Non hai il tempo. E parliamo di un deck miner che di solito va come un treno. 4, 5, 6 spiritelli ha messi tutti. Domatore che hitta. Le cure. Ma è surreale. Ci abbiamo il certificato no mastino. Deck folle quello dell'avversario. Minatore mastino. No, in realtà ogni tanto si vede, però un po' inusuale. Ma come fa? Arriva la hit, è arrivata la hit. Solo che il suo deck non ha la spell, quindi
Lui per forza di cose deve arrivare a torre con qualche o danno del domatore o qualche spiritello. Io mi dissocio. Ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? 8 win. Andiamo avanti. Sono senza parole. Educo 9. Due spiritelli e scheletrini di mano iniziale. Mette lo spiritello cura e lui può partire. Diciamo che non è un problema. Ecco, questo sì. Però riesce ancora a ritornare. Ora, scusate, ma mi metto concentrato perché qui devo capire come fa. Con la torre centrale attiva, voglio capire come fa. Lui sta ciclando, spiritelli. Ma non oso immaginare gli avversari. Dicono, ma questo che deck c'ha? Ma che è? Ma è un troll. Guarda quanti, ma che è? Un pellegrinaggio di spiritelli. Domatore fa uno e quasi due. Mi dissocio. Mongolfiera. Questa l'ha rischiata, eh. Poteva addirittura metterci uno spiritello, nel senso che gli costava. Però, essendo talmente tanto preciso, lui sapeva che con il cerbottaniere la counterava del tutto. Non si aspettava il congelamento. Non l'ha messo. E gli è entrato un danno. Però l'avrebbe difeso easy. Bastava uno spiritello cura. Scusate, uno spiritello congelamento. Domatore. Cambia lane addirittura. Così. Dinamico. Ho Grider. Che non lo mette, lo mette adesso. Non è possibile, raga. Cioè io con questo deck, contro questo deck, questa sera ci ho perso un botto di volte. Parliamo di un 80-20 con bocciatore, tornado, congelamento e mongolfiera, lasciate perdere. È un deck super virale. Non ci credo che lo fa. Non ci credo che lo fa. Non ci credo che lo fa. Pure il boscaiolo per la furia. Cerbottaniere fa qualche danno. Altro cerbottaniere. Di là c'è sta un draghetto zap. Spiritello. Buona la tornado. Ok. Riesce a difendere. Spiritello cura. Domatore. Sta cominciando a fare danni all'altra parte. Così per non dargli modo di difendere il domatore sulla stessa lane e ripartire. Lo fa apposta per fargli sprecare l'Isir. Arriva il bocciatore. Luca sempre col cerbottaniere. Non ha ancora messo credo il cannone. Perché gli serve per fermare la mongolfiera e farla girare. Domatore che parte. Potrebbe fare una hit. Non la riesce a fare, mi sembra. Che sfiga. Cerbottaniere incredibile, quello di destra che colpisce addirittura il draghetto elettrico. Domatore che parte. Doppio spiritello. Che vengono fatti fuori dalla tornata. Ammazza che match. Domatore ancora, guarda come cicla. Congelamento in extremis. Non ho più l'Isir, non ho più l'Isir. Buono il congelino, strappa una hit che vale 100.000 punti. Scheletrini. Spiritello cura. Spiritello fire. Spiritello zap a destra. Una hit, una hit, una hit. Dai che la fai, dai che la fai. Ma che stiamo vedendo? Cioè questi sono i video più fighi, ragazzi. Cioè quelle reazioni top player sono troppo soddisfacenti. Buona la congelamento, forse un po' troppo presto. Congelino, vedete stavolta la difesa. Doppio cerbottaniere, la mongolfiera non si muove. Mi sa neanche il colpo sulla torre. No, il colpo sulla torre è arrivato. Comunque 950. Credo che sto match finisca in overtime. Ma per forza. Deve fare chip damage e lui non fa danni. La cosa folle è che lui non fa danni. Domatore deve utilizzare la tornado. Quindi sono tre delisir che partono. Ha messo male gli scheletrini congelino. Attenzione, non può mettere la congelamento. Però se mette la tornado, quindi lui è stato bravo a metterla. Domatore, spiritello, cerbottaniere. 950, un minuto. Vai domatore. E hit che arriva. È incredibile tutto questo. È totalmente incredibile. Lo voglio provare. Io prenderò degli schiaffi, raga. Ma degli schiaffi. Altro cannone, torna indietro, danni pure sul bocciatore. Stava per fare un hit il domatore. 686, 30 secondi, partita al limite contro counter. E l'avversario non passa. Tutto questo ricordo con dei semplici spiritelli e cerbottaniere e cannone. Tornado pazzesca. Domatore ancora, un'altra ancora, guarda quanti ne sta a mettere. Vai domatore, vai domatore.
L'ha vinta, ragazzi. L'ha vinta. È riuscito a vincerla. Niente, io direi l'ultima ce la guardiamo in per due molto velocemente, perché è un peccato non guardarlo tutto, però dopo diventa troppo lungo, magari vi annoiate un attimo che sto cambiando. In per due molto soft e dovrebbe chiudere, credo, 10-1 e poi fa tipo due sconfitte, ma le taglia, da quello che ho visto, giusto per organizzarmi con i tempi di reaction. Ecco, qui parliamo però del gigante Royale per forza. No, è pecca. Mix? Erano i deck vecchi, ragazzi. Maiali, vabbè. Cose assurde. Dai, no way. I maiali li difende con gli spiritelli? Fatemi capire. La Bandit non è un problema. Si fa attivare la centrale. GG per la giocata. GG incredibile per la giocata. Domatore che hitta. 1003. Ma com'è possibile che questi signori fanno sembrare queste partite così semplici? Guardate che roba. Cacciatore. È un deck strano con maiali bandita. Non so se c'è pure il pecca, penso di no. Congelino. Però questo vi dimostra che il video non l'ho visto, ragazzi. Ce lo sto veramente vedendo per la prima volta con voi. Cioè, questo è più matto, sto deck è più matto di quelli che si vedono ultimamente con i campioni. No, non la può vincere, raga. Quel spiritello heal è riuscito a far fare un danno al domatore. 850. Tre moschettieri senza fireball, come li fai? Ma lo state a vedere? Dai, è lose per forza, ragazzi. Ha tirato una hit. Ah no, era persa, lol, ragazzi. E quindi l'ha fatta pure un'altra. Anche questa è veloce. Dai, ce la vediamo fast. Tanto per... Ma infatti mi sembrava... Era impossibile vincerla quella. Ma comunque l'ha portata fino alla fine. Ha rischiato di vincerla. Tutto ciò è follia. Tre moschettieri con gli spiritelli l'ha tenuti fino alla fine. Questa si win. 1242. Stregoncello zap. Doppio danno del domatore. Guarda come li bullezza. Lo proverò. Vi prometto che lo proverò. Ma dipende tutto da voi. Eccolo finalmente il pecca. Si è fatto attivare la centrale. Ma tanto ormai la torre è praticamente andata. Senza il log non può togliere nulla. Non riesco più a commentarlo. In per due è impossibile commentarlo. Ma non so se è stato a vedere quello che sta facendo. Incredibile. Fulmine. Altro cannone girato. Basta una hit. Io contro questo deck qua non ci vinco neanche col deck normale. Chiude la sfida con 10 win, con un deck 1.9. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi chiedo un like, 19.000 like, lo testeremo. Iscrivetevi, campanella, e iscrivetevi a Mookie, che lo trovate in descrizione. Io gli lascio un like. Video senza parole, cioè fuori di testa. Un bacio, ciao belli, ciao ciao.